Buongiorno consiglieri, seduta di verbale della quinta circoscrizione, seduta di consiglio della quinta circoscrizione del 27 luglio 2021, ore 9:47. Appello Teresi assente, Aiello Presente. Altadonna assente, Cavaliere Presente. Presente. Io sono qua. Figuccia, Figuccia presente, presente. Lo sardo. Lo sardo. Pronto? Presente. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Presente. Presente, presente. Stabile. 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 Presente. Presidente, 8 presenti e 2 assenti. Grazie segretario, visto il numero legale. Yes. La seduta è aperta. Buongiorno consiglieri, buongiorno agli uffici. Mi sentite? Sì, sì. Ah, perfetto, ok. Ci sono interventi sulle comunicazioni? Qualcuno vuole intervenire? Ieri il consigliere Palazzo ha mandato una foto che mi, per quello che ho potuto capire, o un video forse. Era un video, incendio un su video. Praticamente sì, sempre sì. Ma che è la piazza Santa Cristina? Sì, sì, prego, no, no, prego. Largo Gibilman. Ah, Largo Gibilman. Mi ha citato per tirarmi in ballo nella situazione, vero vicepresidente? No, allora, l'ho citata mandato... per capire cosa è accaduto ieri sera, visto che lei ha mandato un video. Ho mandato un video che riprendeva l'incendio dei cassonetti di Largo Gibilman, che quotidianamente avviene. Quindi ribadisco quello che ho detto ieri, aggiungendo che ancora i fenomeni degli atti di vandalismo continuano e nessuno fa niente, tutti ne sono a conoscenza, ma nessuno fa nulla. Dico, io non stavo intervenendo perché avevo dichiarato ieri che attendevo la presenza del presidente, ma anche oggi è assente, quindi solo per il presidente questo. Non ci sarà tutta la settimana. Ah, ok, quindi presidente, allora rivolgo a lei tutto quello che ho dichiarato ieri. Quindi se prego, possiamo prego. Indire la conferenza di servizio con la questura, il questore, il prefetto, qualsiasi persona che sia in grado di almeno provare a risolvere il problema, facendo intervenire le forze dell'ordine, non so, io non so cosa devono fare, loro sono bravi nella materia, quindi loro sapranno cosa fare, chiedo l'incontro programmatico con i vertici RAP, perché a quanto pare è impossibile incontrarli. Non so quale sia il motivo, sono così impegnati a fare il servizio che non viene fatto, quindi voglio capire cosa fanno questi. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Ma poi se ha notizie di quella vicenda visto che il Presidente non c'è, di quella vicenda dei campetti che sono stati bruciati di nuovo, le case, cioè che erano gli spogliatoi diventate case abusive, sono diventate case abusivamente occupate. Devo essere sincero, non ho notizie, sono venuto a conoscenza ieri quando lei lo ha dichiarato in aula e così via, però ovviamente visto che il presidente non c'è oggi cercherò in questi giorni di capire
cosa era accaduto. Ok, grazie Presidente. Grazie a lei. Presidente, ma c'è il consigliere Altadonna? Non lo no. vedo, no? No, no. Perché... No, non lo vedo, poi sembra di no. Perché forse aveva lui notizie inerenti al Mariten, sui lavori del Mariten, quindi attendiamo magari il suo ingresso, se dovesse entrare, certo, successivamente. Certo, quanto ho detto ieri, il fatto che un dirigente scolastico possa fare il direttore dei lavori mi sembra un po' anomala questa cosa, però dico va bene. Capito. Va bene, io mi riservo di intervenire. Presidente, sì. Ribadisco che comunque un tecnico anche da parte del comune ci debba essere. Se è proprietà del comune è chiaro che ci debba essere, certo. Presidente, comunque le posso assicurare che sono degli operatori. Posso, Presidente? Scusi, prego, consigliere prego. Di Gesù. Ieri, passando da Largo Gibilman, ho potuto notare che sono dei lavoratori, forse della ditta che avevano effettuato il lavoro di ripristino del tetto, per capire se era un problema causato dal loro intervento oppure è un nuovo intervento che dovrebbero fare. Quindi il direttore dei lavori secondo me è sempre il responsabile della ditta che ha nominato quando hanno fatto i lavori. Quindi per questo volevo, siccome lui aveva notizie certe e aggiornate, per questo però, l'intervento suo, però dico sono notizie così. No, cioè, no, io concordo con lei. Ma le notizie date dal consigliere Altadonna non mi sono sembrate queste, mi sono sembrate soltanto che c'erano degli operai e il direttore dei lavori era il dirigente scolastico. E come, che le posso dire, il panettiere... No, ieri ho dichiarato io che ho visto gli operai, poi lui ha aggiunto che erano degli operai e il direttore dei lavori era il dirigente. Dico, gli operai... Siccome siamo importanti, ritengo che uno debba dire davvero le cose come stanno e quali sono... le cose, dico, siamo in un'aula consiliare, siamo un consiglio, siamo istituzioni del territorio, non bisogna dire le cose un po' alla carlona. Penso che alle volte anche infatti volevo il suo intervento proprio per è positivo, dico, volevo il suo intervento, ma perché so che ha delle notizie più aggiornate rispetto a ieri mattina, anche perché anch'io vorrei capire, ma il consiglio Altadonna ritengo che in questo momento non è presente. Va bene, grazie Presidente. Prego. Mi riservo di intervenire, grazie. Qualcuno vuole... il consigliere Altadonna. Buongiorno a tutti. Ah, qua c'è il consigliere Altadonna. Consigliere Altadonna, qualche secondo fa buongiorno. Era stato invitato se era presente per cercare di dare delucidazione in merito all'intervento suo fatto ieri per quanto riguarda i lavori del tetto, se aveva aggiornamenti, qualcos'è che giustamente il consigliere Palazzo voleva chiarimenti e sicuramente lei ne avrà qualcosa da dire. Grazie Presidente, sì, confermo, avevo già chiamato il consigliere Palazzo ieri, confermo che l'assessora Marano domani sarà insieme alla dirigente e ai genitori a fare un incontro e che quelli che stanno facendo in questo momento sono saggi, tant'è che non c'è né il cartello dei lavori in corso, la ditta che sta facendo questi saggi è chiusa dentro, stiamo soltanto verificando se è la stessa ditta che nel 2017 aveva già eseguito i lavori e che, avendo saputo della mia interrogazione, si è precipitata a verificare, insomma, se i lavori che erano stati già consegnati nel 2017 e che nel 2020 a quanto pare hanno già dato grossi problemi, nel 2021 fossero stati eseguiti o meno a regola d'arte, ma questa, diciamo che
una supposizione che sto facendo io. Lo stato dei fatti è che domani, giorno 28, l'assessora Marano farà questo incontro con genitori e dirigente scolastico, chiarirà che appunto questi sono dei saggi preliminari per il computo metrico e il calcolo dei danni, e se si trovassero appunto i fondi che si stanno cercando tra accordo quadro e altre linee di finanziamento, si eseguiranno i lavori che, vista l'entità, potrebbero già essere terminati prima dell'inizio dell'anno scolastico. Grazie. Grazie consigliere Altadonna, ed io in qualità di presidente di ufficio di presidenza delego proprio lei domani a constatare il tutto nel modo che venerdì ci possa relazionare. Grazie. La ringrazio per la fiducia, presidente. No, prego, consigliere Altadonna. Qualcuno chiede di intervenire? Presidente, sono comunicazioni. Sì, ancora siamo sulle comunicazioni. E allora sì, se posso aggiungere una cosa. Prego, prego, consigliere Cavallo. Volevo chiedere all'ufficio di presidenza se si può segnalare nuovamente, ulteriormente, la questione di Via Crociferi, che già aveva segnalato anche la consigliera Di Gesù. E che molti cittadini continuano a segnalare, intanto per la contingenza degli ingombranti che hanno raggiunto ormai la sede stradale. Qualche giorno fa i cittadini esasperati, comprensibilmente, hanno bloccato la strada con i cassonetti. Io alle 11 ho un incontro con alcuni cittadini appunto di Via Crociferi e ovviamente andrò, diciamo, a rischio, rappresentando spero tutto il consiglio, a rischio per sottolineare un fallimento dell'amministrazione che aveva iniziato un percorso, un processo che è quello intanto di liberare la scuola, e così è stato fatto, ma era quello di risolvere il problema dell'intera Via Crociferi. Purtroppo invece gli ingombranti stanno, ripeto, hanno già invaso la sede stradale e rendono, diciamo, invivibile, indecorosa quella zona. Dal punto di vista sanitario non c'è puzza, solo perché la RAP comunque ritira ogni sera come da servizio, diciamo, gli RSU. Ma dal punto di vista diciamo del decoro urbano e della vivibilità di quella zona, siamo esasperati. Grazie. Grazie consigliere Altadonna, mi associo al suo intervento e in più le dico viva la democrazia, detto da lei, avendo ascoltato da lei che il fallimento di questa amministrazione, ritengo che davvero dico viva la democrazia. Ah, onestà intellettuale, tante volte, diciamo, mi è capitato di bacchettare l'amministrazione quando non riconosco alcun problema, diciamo, se non ci avesse messo la faccia l'amministrazione, come in tante cose, posso pensare che ci siano dei problemi oggettivi, ma se ci metti la faccia dicendo che il problema si può risolvere, trovo inammissibile che poi non venga fatto. Grazie. Grazie consigliere Altadonna. Ma ce ne fossero temi, forse altre mille, da poter dire che è un fallimento questa amministrazione. Però dico, ci manteniamo per ora su questo, nei nostri territori. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. A questo punto chiudo la discussione generale sulle comunicazioni e nomino i scrutatori, come ho sempre fatto. C'era una volante, ovviamente, aspettavo che passasse per intervenire. Come ho sempre fatto, nomino le due donne del nostro consiglio, la consigliera Di Gesù e la consigliera Cavaliere. E il consigliere Altadonna. Chi è contrario, chi si astiene?
approvato all'unanimità, prego segretario di poter esporre l'ordine dei lavori. E se mi dice il punto di cui eravamo... Ieri eravamo in trattazione dell'integrazione urgente all'ordine del giorno. Abbiamo trattato la prima, se vuole c'è la seconda. Dobbiamo chiedere il prelievo? Sì, sì, assolutamente sì. Perfetto. E qual è il testo? Regolamento per agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensive finitari 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale. Quanto pagina è? E questo dobbiamo prendere l'atto. Va bene, facciamo una cosa intanto. Il punto sull'ordine integrativo, che punto è questo qua? È il secondo ordine integrativo, il primo l'abbiamo trattato ieri. Chiedo il prelievo del secondo punto dell'ordine integrativo, chi è contrario e chi si astiene. Approvato all'unanimità. Segretario, se possiamo adesso capire quanto pagine sono. Sì. Grazie, segretario. Un secondo che sto verbalizzando. Sì, 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 faccio. Ok. No, deve prendere non questo, signor Modica, deve prendere la proposta. Ecco qua. Scenda giù. No, non deve prendere questo, signor Modica. Ma io solo questo ho, l'ML di trasmissione. Quello è il regolamento. Quello non è il regolamento. Non è questo. No. Regolamento per la giustizia, ma non ho altro, questo di qua. Sono 1178 pagine qua, dice. Scenda giù. Ecco, questo qua sono. E sono 1178 pagine. Certo, diventa un problema trattare un regolamento del genere, soprattutto il smart working. Secondo me abbiamo bisogno molto più tempo rispetto a un regolamento che possa essere di 20 pagine, 1178 pagine. Ritengo che, secondo me, a prescindere da poter trattare e poter leggere tutte queste pagine, ma ritengo che ci debba essere la presenza di qualche tecnico, qualche funzionario in cui ha lavorato su questo regolamento, per cercare di far saltare alcuni passaggi e toccare i punti più importanti. Mi può rileggere per favore, se non le dispiace, Castellana, il testo nuovamente? Sì. Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizioni sospensive ai finitari 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale di cui l'articolo 6 del decreto legge numero 73/2021. Chiaro, ma già c'è il parere del Consiglio Comunale? No, penso di no, perché comunque è arrivato recentemente questo regolamento. Io su questo regolamento, vedendo dico 1178 pagine, sono dall'avviso che dovremmo formare dei gruppi di lavoro, vedere dove arriviamo e cercare poi di far venire in aula ovviamente smart working, qualche funzionario di cui ha lavorato su questo regolamento, per farci dare delucidazione. Ti dico, 1178 pagine diventa difficoltoso, penso. Qualcuno ha qualche suggerimento? Presidente, concordo con
il percorso che ha delineato lei. Vediamo se la dottoressa Mandalà, magari contattandola oggi stesso per giovedì, per venerdì, ci può dare un appuntamento e preleviamo ad appuntamento preso, sì, inutile che non ripreleviamo. Infatti io ritengo che è l'unica, nel modo che, ripeto, si vanno a toccare i tasti più importanti, i tasti quelli più, gli articoli, quelli un po' più che interessano alla modifica del regolamento. In queste condizioni non penso che potremmo fare 1178 pagine, perché forse ci saremmo 365 giorni. Non penso che si possa adempiere queste condizioni. Se il Consiglio è d'accordo, io proverei a sospendere la seduta per mezz'ora e cercare se gli uffici si riescono a mettere in contatto con la dottoressa Mandalà o chi di competenza nel settore, e capire loro quando potrebbero essere presenti per trattare questo regolamento. Noi potremmo fare una mail d'invito ufficiale per dare chiarimenti. Chiaro. Magari però, dottore Castellana, in questa mezz'ora di interruzione, magari anche un contatto telefonico per avere orientamento. Io direi questo, infatti, un contatto telefonico magari non è possibile, nel modo sì. Che... Io materialmente non ho il numero di telefono della dottoressa Mandalà, posso vedere se tramite centralino me la passano. Vediamo se tramite centralino riusciamo a operare. Ovviamente, se non c'è impossibilità di poter mettersi in contatto con la dottoressa Mandalà, perché il centralone magari non gli risponde o per vari motivi, è chiaro che poi fra mezz'ora vediamo quale sia la linea guida e capiamo come andare avanti con i lavori. Io intanto sospendo la seduta per mezz'ora, in attesa che gli uffici si possano mettere in contatto con gli uffici competenti in merito a questo regolamento e capire in realtà quando loro potrebbero essere disponibili a poter trattare questo regolamento. La seduta è sospesa, ci riaggiorniamo.